stato veramente costruito come al solito in maniera molto particolare. Ecco, dice Robert Smith che il video della loro ultima canzone Lullaby l'ha messo in questa maniera per ricordare uno dei suoi incubi di quando era piccolo. Lui praticamente ogni volta che stava per addormentarsi si immaginava una specie di enorme ragno che lo minacciava. Queste paure che tu avevi evidentemente molto, molto intense quando eri piccolo, secondo te tornano quando uno man mano che invecchia si avvicina al momento della morte, diciamo, oppure si possono risolvere nel corso della vita, come alla nostra età diciamo che uno ormai le ha superate un po'? Ecco, lui dice che questo dipende da che spirito hai quando ti avvicini al tuo giorno fatale. Se sei riuscito a sviluppare uno spirito senza paure, allora naturalmente non ti ritornano quelle che avevi da bambino. Bene, come sempre con Robert Smith si parla di argomenti particolarmente, direi, particolari. Va bene così, non preoccuparti, certo, ogni tanto bisogna parlare anche di incubi, di cose tristi, se no l'allegria da dove viene fuori? Dai contrasti, vai. Adesso tranquillo. Maurizio, io non vorrei chiaramente cambiare il mood, cioè l'atmosfera del tuo programma che è sempre molto allegra, quindi chiudiamo senz'altro con lui con una cosa un po' più, di vita quotidiana, dopodiché ti ridò senz'altro la linea. Cosa ti è rimasto di questi 10 giorni in Italia clamorosi? Ecco, prima di tutto il caldo di questi giorni mi ricordo ridicolo, un caldo ridicolo, dice, però soprattutto una tournée straordinaria. Ogni città che abbiamo fatto è stato il migliore concerto di tutta la nostra carriera di 11 anni. Io prima di partire, lo dico sinceramente, non avevo voglia, dico ma come devo andare in Italia 10 date, come sarà, terribile, non riusciremo mai. E invece ogni sera siamo saliti sul palcoscenico, è stata una serata assolutamente speciale, unica. Ogni sera era la migliore di 11 anni di tournée e la sera dopo era ancora la migliore, quindi abbiamo praticamente stabilito i nostri primi 10 posti della Hit Parade, dei più bei concerti tutti in Italia in questi giorni, soprattutto nel sud dell'Italia dove non eravamo mai stati, dove abbiamo scoperto di avere dei fans calorosissimi, questo noi lo sapevamo già naturalmente ma lui forse no. Ecco, tra l'altro mi sembra, dice, aggiunge anche che rispetto all'ultima volta che siamo stati in Italia la audience era veramente più disposta a divertirsi, fare insomma abbastanza un po' di manicomio, e allora sono stati i concerti più divertenti perché la gente ha partecipato di più. That's all. Thank you very much for all. Now the line is up to Maurizio Beck and so let's say bye bye to him. Ciao. Ciao. E va bene, questo cure qui insomma anche lui è un dark, un po' triste, un po' afflitto. Pensate, l'abbiamo colto in un momento in cui era abbastanza euforico, perché a momenti in cui è molto più giù, poi quando vanno ai concerti mi dicono che si rianimano. Adesso noi vi rianimiamo con, ne abbiamo parlato fino adesso, ne ha parlato Alex, ne ha parlato Robert di questo video, Lullaby.